iniziamo perché la mattinata è densa di interventi e poi mi auguro che possa esserci un momento anche di confronto, quindi cercheremo di stare nei tempi così da avere la possibilità poi di fare anche un po' di dibattito, che è uno dei motivi principali per cui siamo qui. Quindi allora grazie di essere presenti, grazie alla Biblioteca Panizzi e al Comune di Reggio Emilia che ci ospitano. Lo dico sempre a questi incontri, ma ci credo profondamente, sono molto grata a voi di questa partecipazione perché so che non è facile sottrarre ore all'attività del lavoro che è quotidiana e pressante, quindi questi momenti sono particolarmente preziosi e cerchiamo di farli fruttare al meglio. La mattinata ha un argomento preciso che adesso andiamo subito a introdurre, ma lo considero anche un momento di allineamento e di confronto. Credo che periodicamente sia necessario incontrarsi per fare un po' il punto della situazione, per capire se siamo sulla strada giusta, se ci sono strade nuove che si possono aprire e come migliorare le attività che l'IBC, ma tutti gli enti del territorio, fanno attorno al patrimonio culturale. Peraltro siamo in vista di una nuova legislatura, quindi regionale, quindi è importante anche avere un momento di confronto su quelle che saranno le linee programmatiche dei prossimi 4 anni, perché è necessario appunto periodicamente fare delle attività di manutenzione dei nostri strumenti, dei nostri programmi. Stiamo facendo attività di questo tipo anche in altri settori. Abbiamo avviato, forse qualcuno di voi è stato presente o sarà presente ai tavoli che stiamo facendo sul territorio per i musei, proprio per stabilire insieme, attraverso un percorso condiviso, quello che sarà il futuro sistema museale regionale. Abbiamo riaperto, indico qui Giordano Gasparini perché è stato presente a una riunione che abbiamo fatto a Bologna qualche tempo fa, abbiamo aperto un tavolo di confronto e allineamento anche sul tema delle biblioteche. Lo faremo prossimamente anche sugli archivi. L'IBC crede molto nell'attività di rete, che è la parola magica di questo periodo. Bisogna dargli forma e sostanza e non possiamo che farlo insieme confrontandoci. Il tema di oggi è la fotografia. La fotografia è particolarmente stimolante per tutti noi perché è MAB per definizione, cioè è trasversale, sta in musei, archivi e biblioteche, e quindi diverse istituzioni con tutte le loro storie, gli apparati metodologici e gli strumenti se ne occupano. Quindi la fotografia, proprio per sua costituzione, ha necessità di avere attorno una struttura di rete. Quindi mi fa piacere aprire, diciamo, un momento di confronto, aprire, mantenere aperto, perché non è che non ci sia mai stato, mantenere aperto il confronto su questo tema specifico. E la mattinata di oggi, come si articola, è divisa in due momenti. Un primo momento, che è il tema vero della giornata, che qui introduco subito, è quello della presentazione di un progetto nazionale fatto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di censimento delle raccolte fotografiche in Italia. E non dico altro su questo perché poi cedo la parola all'architetto Carlo Birrozzi, che è il direttore dell'ICCD, dell'Istituto Centrale per il Catalogo, che insieme alla Fondazione Camera già da diversi anni ha avviato questo progetto. E un secondo momento, a partire dalle riflessioni che scaturiranno da questo progetto di censimento, un secondo momento in cui rifletteremo insieme se c'è l'interesse, le condizioni per immaginare delle attività un po' più strutturate di rete sul tema della fotografia. Ed è per questo che ho chiesto a Silvia Paoli, che cortesemente ha accettato, di parlarci dell'esperienza di Rete per la valorizzazione della fotografia, che è una realtà che è partita da Milano già da diversi anni e che si sta estendendo nella Lombardia. Silvia Paoli è il conservatore del Civico Archivio Fotografico di Milano.
Non dico altro su questi contenuti, mi riservo poi ovviamente di intervenire nel corso della mattinata e quindi passo la parola prima all'architetto Carlo Pirrozzi, appunto direttore dell'ICCD, che comincia a introdurci nel tema, e poi Giordano Gasparini come padrone di casa che diciamo concluderà questa prima introduzione. Grazie. Buongiorno, grazie, è davvero un piacere essere qui a Reggio Emilia, per il senso che ha per la fotografia in Italia, con IBC, una delle istituzioni più prestigiose in Italia per la cultura, quindi è veramente un piacere essere a Reggio Emilia oggi con voi e a presentare il lavoro che sta facendo l'Istituto Centrale per il Catalogo. Il catalogo, che Laura conosce bene ovviamente, nasce con la fotografia, nasce per documentare il patrimonio culturale italiano poco dopo la unificazione del paese e usa la fotografia come strumento di ricognizione, e quindi ha un patrimonio fotografico grandissimo, una delle collezioni più importanti d'Italia di fotografia di monumenti, ma anche di fotografia aerea. La fotografia aerea arriva leggermente più tardi, ma costituisce un patrimonio conoscitivo di grandissimo valore. Dell'attività di censimento ovviamente parleranno poi Francesca Fabiani e Barbara Bergaio, che conoscono benissimo il progetto e che ovviamente è un progetto che non poteva che partire dai CCD. Ovviamente il catalogo nasce alla fine dell'Ottocento, quando si ha la necessità di costruire un paese che veniva da esperienze di frammentazione, e quindi è un'iniziativa del centro. Oggi che l'Italia è diversa e si riconosce e riconosce le tante anime locali, non può che lavorare in una dimensione di rete, ed è per questo che io sono contento di andare a conoscere nelle varie regioni le possibilità e le prospettive appunto di costituire una rete per la fotografia. Fotografia storica, ma uno dei lavori che ci impegna in questo momento è capire come per esempio recuperare i flussi di documentazione che tutti noi oggi produciamo in grandissima quantità con la fotografia digitale. Fotografia digitale che, a differenza della fotografia su carta, rischia con grande facilità di essere persa, perché la facilità con la quale viene prodotta è anche la sua più grande debolezza, perché facilmente ne perdiamo la memoria, non produciamo metadati e la fotografia si perde. Quindi anche su questo stiamo cercando di costituire delle modalità di lavoro a partire proprio dal nostro ministero. E questa fotografia, che nasce come documentazione, fra 100 anni avrà la stessa rilevanza che noi diamo alle raccolte fotografiche di CCD, avrà questa grandissima importanza. Quindi sono molto contento che si parli della costituzione di reti, di luoghi in cui si parla di fotografia, in cui si cura la fotografia, si promuove la fotografia e si conserva la fotografia. Io ricordo i primi anni in soprintendenza, ho cominciato a Milano, e il tempo che passavo con Ivana Novani nella fototeca quando mi faceva vedere la Lombardia della fine dell'Ottocento attraverso le foto conservate in soprintendenza. Cioè un patrimonio sterminato che va conosciuto prima e assolutamente conservato. Quindi credo questa sia una grandissima iniziativa che mi piace condividere con tutti quanti sul territorio si occupano di cultura e di conservazione e di promozione appunto del patrimonio culturale. La fotografia e le raccolte fotografiche pubbliche sono a pieno titolo una parte importantissima del nostro patrimonio culturale. Io non penso di dover dire altro, vi auguro un buon lavoro per la mattinata e lascio poi a Francesca e a Barbara di raccontare nel dettaglio che cos'è il censimento. Grazie. Grazie. Giordano, parola di casa. Bene, grazie.
grazie, benvenuti a tutti, ringrazio tutti i nostri ospiti, vorrei salutare anche Nino Migliori che ho visto che con noi, che dovrebbe stare qui invece che lì, comunque vabbè, però per oggi lo lasciamo lì. E, sì, insomma, anch'io credo che questo incontro sia importante, ma lo diceva anche Laura Moro prima, insomma, davvero io vedo aprirsi una nuova fase della Regione Emilia Romagna dell'Istituto dei Beni Culturali, perché davvero si sta tornando a ragionare sui temi della valorizzazione, della riflessione su quelli che sono i nostri sistemi culturali, quindi già ne ha parlato, stiamo lavorando sui musei, stiamo lavorando sulle biblioteche, oggi parliamo di fotografia e parliamo davvero con un metodo che non è scontato, no? Quello di, come dire, davvero cercare di tenere insieme, di valorizzare un sistema che oggi rappresenta una delle eccellenze del nostro paese. D'altra parte, come dire, tornando un attimo alla fotografia, stavamo guardando con Laura prima questo documento che io so questa maniera di tenere un po' tutto, quindi e l'IBC, una delle prime iniziative alla sua nascita nella fine degli anni 70, ha fatto proprio una campagna di rilevazione sul patrimonio, cioè usando la fotografia come analisi del patrimonio, dei beni paesaggi e beni culturali, quindi questo è un librettino che risale alla fine degli anni 70, tanto per intenderci, sono quindi per dire come abbiamo una storia importante, come oggi, in questi anni, ma soprattutto in questo periodo, ci stiamo davvero, come dire, impegnando e misurando per capire quali sono, come dire, i nuovi spazi che dobbiamo occupare nel futuro, quali sono, possono essere gli sviluppi dei nostri progetti, delle nostre istituzioni, in un momento anche, come tutti sapete, di particolare cambiamento sotto diversi aspetti tecnici, culturali e anche proprio di, diciamo, di impatto sociale, mi piace chiamarli così. Però devo dire che già alcuni elementi importanti di sviluppo del lavoro fotografico, leggendo un po', come dire, la storia dell'IBC che ho la fortuna di, insomma, di aver conosciuto, insomma, davvero c'è da un primo momento proprio di rilevazione, no, di campagne sui temi beni culturali e territorio, si è passato a fasi successive in cui, vabbè, questa prima parte ha avuto in Paolo Monti qui nella nostra regione un momento importante e poi si è cominciato a capire anche che, come dire, anche la fotografia d'autore poteva aiutarci, tanto per intenderci, a leggere e a valorizzare il nostro patrimonio culturale. Ci sono stati importanti lavori con Olivo Barbieri, quell'importante lavoro di Basilico sulle fabbriche dismesse, dove mi ricordo, così vado a un intervento di Michele Smargiassi che, commentando questo lavoro, diceva: ma ci viene voglia, più che di mettere le mani a queste fabbriche dismesse, di lasciarle lì come sono, come rovina industriale, quindi anche, come dire, la seduzione che la fotografia può portare anche quando viene letta in un certo modo, fino anche al lavoro di Ghirri, che ospitiamo qua nella nostra, con cui l'IBC ha fatto un importante lavoro ai musei, che fra l'altro in una forma, diciamo così, non completa, ma ugualmente suggestiva, presenteremo alla prossima arte fiera di Bologna. Quindi, insomma, per dire che oggi siamo su questo percorso che dobbiamo ulteriormente, quindi su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo interrogarci quali sono gli obiettivi del nostro futuro, e oggi davvero il tema di lavorare e valorizzare una rete regionale è sicuramente un punto fermo del nostro lavoro. Ecco, devo dire che è stata anche, io credo, una bella idea quella di unire, insomma, una riflessione sulle nostre reti regionali con invece un rappresentamento del censimento delle raccolte fotografiche in Italia, ecco, perché davvero qui inizia davvero uno scambio vero che può arricchire entrambi, che sono un po' la chiave di questo tempo, il conoscersi, lo scambiarsi esperienze, e anche qui cercando, utilizzando anche, come dire, tutti gli strumenti digitali che abbiamo. Insomma, oggi parliamo di reti, ma si parla anche molto di piattaforme, insomma, questo nostro patrimonio in qualche modo dovrà trovare anche, diciamo, una valorizzazione attraverso delle piattaforme ben leggibili, ben accessibili da parte degli studiosi, da parte anche dei nostri cittadini. E io mi fermo qui, quindi davvero crediamo che questo momento di oggi sia una fase fondamentale, io direi anche più che un punto di arrivo, un punto di partenza per continuare a lavorare in questa direzione, che credo importante sia nei contenuti che nei metodi con cui è stata organizzata. Noi, come sapete, qui abbiamo un'importante fototeca storica e
ringrazio Monica Leone e Elisabeth Charrette, che sono le due colleghe che lavorano nella fototeca, hanno insomma collaborato con gli studi beni culturali per la giornata di oggi. Abbiamo praticamente un patrimonio importante, sono oltre un milione di pezzi dall'Ottocento fino ai giorni nostri, fino all'archivio di Ghirri, fino all'archivio della collezione della mostra di fotografia europea, dove sono presenti tutti i più importanti autori, tutti importanti internazionali. Se qualcuno magari di voi ha voglia di saperne un po' di più, c'è sia qui Monica che Elisabeth che vi possono aiutare a leggere meglio le nostre collezioni. Ecco, quindi io mi fermo qui, vi ringrazio ancora della presenza e vi auguro buon lavoro.